Dottoressa Leone, un bilancio sulla mattinata di oggi. La mattinata di oggi è stata estremamente interessante anche perché grazie alla presentazione sia dell'assessore che di tutte le imprese che oggi sono state attive e delle università fondatrici di questo cluster regionale, è emersa la capacità e l'eccellenza di una regione nel settore aerospaziale, sia dal punto di vista delle imprese che producono componenti e materiali, sia dal punto di vista della ricerca che non si ferma sul territorio marchigiano, ma che grazie alle collaborazioni internazionali riesce a portare idee innovative fuori dalle Marche e nelle Marche. Quale futuro quindi per questa regione? Un futuro roseo? Assolutamente roseo, anche perché abbiamo sentito, grazie anche all'intervento dell'ingegner Comparini, quante opportunità ci sono da parte delle grandi industrie spaziali grazie ai fondi del PNRR e della Ministeriale dell'ESA per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese della filiera. La space economy è una grande opportunità e le Marche la stanno cogliendo al meglio grazie anche al supporto istituzionale che è stato chiaro oggi e rappresentato dall'assessore.